Buonasera, ormai è sera, quindi cominciamo. Io sono Vittorio Frego e mi occupo per Graphisoft Italia della consulenza BIM. BIM è un acronimo tanto di moda, lo trovate dappertutto qui nella fiera. Non so quanto sia conosciuto come acronimo, quindi quanto sappiate di questo argomento, se fate il BIM, se non lo fate, se non lo sapete e quant'altro. E se siete utilizzatori di ARCHICAD, quindi avete già ARCHICAD. Molto bene. BIM fondamentalmente vuol dire Building Information Modeling, cioè modellazione di una soluzione virtuale con delle informazioni all'interno. È una parola che va molto di moda perché fondamentalmente il mercato, la normativa e le soluzioni vanno in questa direzione. Tra un po' costruiremo tutti con il BIM. Il BIM è un processo, non è un software, non è una normativa, non è una procedura, è una somma di azioni che vengono compiute con lo scopo di eseguire la progettazione, la costruzione e la gestione di un edificio. Quindi il BIM si allarga oltre i limiti del semplice progetto, va verso la totale gestione, va verso la totale gestione del nostro edificio. Parliamo nel BIM di 3D, 4D fino al 7D, dove ci sono all'interno alcuni argomenti che solo adesso si affacciano sul mondo della progettazione, come la sostenibilità oppure il facility management. Naturalmente nel BIM parliamo anche di integrazione tra modello, costi e tempi di realizzazione. La scansione dell'evoluzione di un progetto BIM viene fatta attraverso una serie di passaggi che vengono indicati come level of development, che sono un grado di affinamento del modello che io sto costruendo, che man mano vado avanti viene sempre più implementato di informazioni e raffinato dal punto di vista costruttivo e informativo. Vedete che sommariamente e molto schematicamente la fase di progettazione riguarda i primi tre punti, la fase di costruzione gli altri due, la fase di gestione l'ultimo. Sempre in modo molto schematico. Alla base del BIM di solito ci sono documenti che vengono realizzati appositamente, i BIM Method Statement o BIM Execution Plan che vogliamo dire, che vanno a protocollare, vanno a definire come devono essere eseguiti questi passaggi da tutti i professionisti che sono implicati nel processo BIM. Il BIM si può anche definire come vari livelli di sviluppo. Abbiamo il CAD, così come lo conosciamo, il CAD di AutoCAD, la trasposizione del disegno da tecnigrafo a monitor, che è un BIM a livello zero. In questo contesto il BIM non esiste come concetto. Abbiamo il BIM Level 1. BIM Level 1 presuppone quello che faceva ARCHICAD già 30 anni fa, lo sviluppo di un modello tridimensionale, l'estrazione di documenti, di disegni dal modello e l'interscambio dei vari progettisti, delle varie figure che sono all'interno della filiera di lavoro e l'interscambio di documenti. Quindi faccio il modello virtuale, estraggo disegni, ti do i disegni e viceversa. Teniamo conto che nel mondo attualmente molti dei progetti BIM sono ancora eseguiti secondo questo tipo di sviluppo. Secondo invece questo livello, il BIM Level 2, che è quello che si sta cercando di normare attualmente, in Inghilterra andremo verso la obbligatorietà del BIM a partire dal gennaio 2016 e sarà un BIM di questo tipo, non c'è più l'interscambio documentale, ma le varie discipline, i vari operatori si scambiano direttamente un modello virtuale, un modello informatico che viene da tutti utilizzato e implementato delle proprie competenze, dei propri dati. Questo è di là da venire ancora, ci si sta lavorando, ed è invece la capacità del nostro modello virtuale di essere un collettore, di comandare diversi archivi, diversi
depositi di dati che trovano la loro sintesi all'interno del nostro modello. Vi faccio vedere adesso rapidamente, prendo spunto da due progetti che sono stati eseguiti in Italia da operatori che utilizzano ArchiCAD. Uno è la partecipazione al progetto del Grand Egyptian Museum, cioè del nuovo museo egizio al Cairo, dove uno studio di Brescia è stato incaricato di sviluppare tutta la shell, l'involucro di questo enorme edificio. Un edificio che aveva la sua origine in un progetto di Hennigan Peng. Un edificio molto grande, piazzato di fronte alle tre piramidi di Giza e rivestito completamente di pannelli di lamiera stirata, li vedete lì. Quindi qui c'era una problematica da risolvere all'interno di un progetto BIM, che era quello di avere un general contractor che ha un suo software, diversi subcontractor che si occupano delle varie parti che compongono l'edificio, ognuno con la sua particolarità, ognuno col suo software, e lo studio di Brescia che doveva ricevere queste informazioni, sviluppare la propria parte progettuale, lavorare su una sua filiera di lavoro e restituire il tutto in modo tale che fosse implementato all'interno di tutto quanto il progetto. Lo studio di Brescia aveva e ha scelto di continuare a lavorare con ArchiCAD, ha affiancato ad ArchiCAD la soluzione del Teamwork, che è quella che permette di costruire un lavoro collaborativo di ArchiCAD tra tutti gli operatori, ha utilizzato il linguaggio IFC per poter gestire tutti questi passaggi, ha affiancato Tecla Structure per la progettazione delle strutture in acciaio e tutto il calcolo con Midas. Tutta questa filiera è stata resa possibile dall'utilizzo di questo linguaggio, che poi vedremo nel dettaglio che cos'è. E andremo a vedere noi fondamentalmente, in questa presentazione, perché ArchiCAD sia uno dei migliori strumenti BIM in quanto utilizza questo linguaggio e quella struttura di Teamwork. Secondo progetto, che nasce da quell'esperienza, poi in seguito passato alla BIM Factory, che è nata a Brescia, vedeva invece lo sviluppo da elaborati bidimensionali, che erano il progetto definitivo, soggetto a revisione definitiva. Il costruttore non si fidava di questo progetto, voleva gestire il tutto a livello BIM e ha dato incarico di sviluppare le varie discipline all'interno di un modello BIM. Quindi l'architettonico con ArchiCAD è stato sviluppato, lo strutturale degli acciai con Tecla, lo strutturale dei cementi con Alplan e la parte impiantistica sempre con ArchiCAD, col modulo MEP di ArchiCAD. Il tutto è stato portato, inglobato in un modello completo, ricordate i passaggi, no, i vari LOD, che è stato definito un dettaglio del LOD 300. Qui è stato fatto un primo coordinamento e controllo visivo con gli strumenti che ArchiCAD mette a disposizione. Poi il modello è stato passato a un programma di model checking, si chiama Solibri, un programma del Nord Europa, che permette di applicare una serie di regole che poi il programma va a scansionare il nostro modello e vede dove queste regole vengono rispettate e dove non vengono rispettate. Anche normative, per esempio il fatto che le porte siano tutte di una larghezza sufficiente a far passare una carrozzina dell'handicap, oppure che le scale non abbiano intralci, impedimenti, oppure che ci siano i rilevatori di fumo in numero sufficiente nelle stanze. Io decido che cosa voglio che il programma vada a verificare, il programma fa la verifica e poi mi rimanda delle informazioni, io le utilizzo per modificare il modello fino a quando ottengo il risultato complessivo che mi serve. Naturalmente dialoga con ArchiCAD attraverso il linguaggio IFC. Il linguaggio IFC, adesso lo andremo a vedere, è un linguaggio che permette l'interscambio tra tutti questi software. Il modello è stato revisionato e controllato, è arrivato a un livello, qui mi è sfuggita la scritta, di LOD 400, e poi è stato passato a un altro software che è Vision, di STR, BIM Vision, sempre come modello IFC, per la gestione di tempi e costi.
completamente tridimensionale infarcito di informazioni. Adesso arriviamo, lo vediamo. Andiamo a definirlo e poi ne parliamo. Tanto per capirci, quel progetto è una cosa di questo genere, vedete la parte architettonica, gli acciai sviluppati con Tecla che sono completamente raccordati alla parte architettonica, la parte impiantistica, quello che avete visto come modello degli acciai all'interno di Tecla, quindi capite che io devo riuscire a trasferire questi elementi da un software all'altro senza perdere informazioni. IFC, Industrial Foundation Classes, è un linguaggio che esiste da diverso tempo ed è stato realizzato come linguaggio di interoperabilità tra i vari software. Building Smart è l'organismo a livello internazionale che è incaricato di sviluppare e certificare questo linguaggio, ce n'è una sede anche in Italia. OpenBeam è il consorzio di aziende che hanno deciso di utilizzare IFC come linguaggio base del loro concetto di BIM, quindi i vari Archicad, Tecla, DDS CAD, eccetera eccetera, sono tutti software che aderiscono a questo consorzio e che quindi garantiscono l'interoperabilità attraverso un linguaggio. IFC non è solo OpenBeam, anche software come Revit ha l'IFC, abbiamo visto prima Vision, però non appartengono al consorzio OpenBeam, quindi lo utilizzano, lo scrivono e lo leggono correttamente, non hanno ritenuto, non sono stati accettati a livello di consorzio OpenBeam. Questo giusto per dare una definizione delle sigle che poi trovate sulle varie carta. Interoperabilità, cosa intendiamo per operabilità? La definizione del dizionario è la capacità di un prodotto, di un sistema, e abbiamo un'interfaccia comunque dichiarata open source, ok, non proprietaria, di interagire e funzionare con altri prodotti o sistemi. Quindi io ricorro a un linguaggio comune e condiviso e cerco di utilizzarlo per poter fare la comunicazione delle informazioni. Tanto per schematizzare, interoperabilità è un qualcosa di più complesso dallo standard di fatto, dalla compatibilità. Volendo fare degli esempi, il 3DS è sicuramente un formato di compatibilità, lo utilizzerete immagino per trasferire modelli tridimensionali per il render o quant'altro. Il DVG è ormai uno standard di fatto. Perché è uno standard di fatto? Perché Autodesk è stata obbligata a renderlo pubblico e a poter fornire il DVG a qualunque azienda che voglia implementarlo nel suo software, però è proprietario di Autodesk. IFC è interoperabile, quindi abbiamo una diversa definizione di quelli che sono i linguaggi che avete già nel vostro computer, il vostro Archicad vi gestisce tutti con queste distinzioni. IFC lavora per oggetti, ogni oggetto che io metto nel mio progetto Archicad o in un altro software è un oggetto che IFC fa proprio, lo definisce, lo standardizza, gli dà un identificativo, ne fa la descrizione geometrica, perfetta, ne definisce la posizione nello spazio e la relazione tra gli oggetti. Vedete che ho accompagnato queste definizioni con i passaggi che, bene o male, in modo schematico, identificano anche lo sviluppo del progetto. IFC trasporta con sé tutte le proprietà, i parametri e i loro attributi in quello che potremmo definire un lot 400. Posso utilizzarlo per filtrare e selezionare, posso utilizzarlo, anzi lo utilizzo, per fare comunicazione tra tutte le discipline a seconda di come io utilizzo i singoli elementi. Mi spiego meglio. Se devo fare comunicazione con l'ingegnere strutturale, non gli darò non solo tutti i muri, ma neanche tutti gli strati del muro che non sono strutturali. Quindi in Archicad definirò una vista che mi fa vedere soltanto gli elementi strutturali e la trasferirò a Tecla o chi altro per poter fare il calcolo strutturale, sempre attraverso l'uso di IFC. Quindi, riassumendo, descrizione geometrica dell'oggetto affidata a IFC,
tutto il progetto. In Archicad lei ha gli strati dei muri, gli strati non sono definiti tutti come elementi strutturali, alcuni sono di finitura, alcuni sono di rivestimento. L'ingegnere che deve ricevere questi dati non è interessato agli strati di finitura, è interessato soltanto alla parte strutturale. Quindi lei può attivare dentro Archicad due o tre funzioni che le consentono di trasferire soltanto quegli elementi. Se deve mettersi in comunicazione con l'ingegnere che si occupa della parte energetica, tutti gli elementi interni al progetto che non incidono dal punto di vista energetico li può escludere e avanti di questo passo. Le proprietà IFC, poi vedremo, e tutte, quindi la comunicazione con tutte le discipline. Quindi capite che diventa un elemento centrale nell'utilizzo, nello sviluppo del progetto. Vediamo adesso il nostro Archicad in quanti punti del programma può utilizzare questa informazione IFC. Ovviamente Archicad può ricevere e quindi aprire modelli che sono stati esportati in modalità FC, anche col comando unisci. Naturalmente Archicad può esportare formati IFC, poi vedremo in un'altra videata come Archicad da questo punto di vista di import-export sia estremamente sofisticato e abbia delle possibilità di settaggio che permettono una comunicazione molto precisa con gli altri software. Archicad può gestire il progetto attraverso l'uso di IFC, l'IFC Manager e questi comandi mi permettono di interpretare, di leggere il progetto non dal punto di vista della progettazione eseguita attraverso il muro, la trave o quant'altro, ma attraverso le proprietà IFC. È più facile da far vedere che da spiegare questa. Poi se abbiamo un attimo di tempo proviamo a mostrarlo. Molto importanti invece sono questi tre comandi. Questi tre comandi significano che io posso sincronizzare il mio progetto con uno o più modelli IFC che sono esterni al mio progetto, perché io posso fare un aggiornamento del mio progetto attraverso questo comando, semplicemente una definizione dei cambiamenti suggeriti, che so, dall'ingegnere strutturale che in tecla ha modificato delle travi, io gli chiedo di leggere quel modello IFC, mi fa vedere quali sono le travi che sono state modificate e io a quel punto posso dirgli di accettare o no le modifiche. E questo invece è la possibilità di aggiornare anche un modello IFC esterno, quindi di trasferire le mie modifiche su un modello IFC che altri devono utilizzare. Questi comandi non sono generalmente disponibili in nessun altro software. Non l'ho sentita. Un po' come intuitivo, nel senso che si accetta che... Sì, è una sincronizzazione, esatto. È una sincronizzazione e permette appunto di avere il trasferimento di informazioni, fatta un'importazione di un modello IFC e poi fatta la modifica di questo modello, invece di reimportarlo, lo vado a sincronizzare sia in ingresso che in uscita. Anche la ricerca col filtro di trova e seleziona può essere fatta sulle proprietà IFC. Per esempio, se io come proprietà IFC ho messo, che so, le finestre con una certa capacità di resistenza energetica, posso fare la ricerca per quel parametro. Se ho messo tutti i prodotti di un certo produttore all'interno del mio progetto, posso fare la ricerca anche se non l'ho fatto io. Il flusso è ovviamente interdisciplinare, potrei avere qualcuno che ha immesso dati da un altro lato e io fare la ricerca e la costruzione degli abachi attraverso questo sistema. Ecco qua, vedete che già di serie Archicad ha una serie di traduttori specifici e dedicati a ogni singolo software con il quale mi posso trovare a comunicare.
se non c'è, me lo posso costruire. E nella prima esperienza che abbiamo visto, quella del Museo Egizio del Cairo, fatto con Archicad 17, il traduttore per Revit non c'era, il cliente ha fatto una serie di esperimenti, di prove, di test e si è costruito il filtro ottimizzato per Revit. Con Archicad 18 è arrivato il filtro ed erano sostanzialmente uguali. Quello è un bravo cliente. Vado avanti. Vedete, questo è lo schema di settaggio di un muro, banalmente. Nello schema di settaggio di un muro, in fondo, trovate la possibilità di cliccare e avere il passaggio a una gestione di una maschera con tutte le proprietà IFC che volete controllare. Non avete idea di quante ce ne sono. Si va dalla garanzia del produttore, alle scadenze per la manutenzione, al costo, alle categorie di appartenenza, quante ne volete. Naturalmente anche la costruzione degli abachi e delle liste può essere fatta su questo tipo di, come dire, di classificazione. E anche le etichette con cui vado a etichettare il progetto possono fare riferimento alle proprietà IFC. Quindi vedete come l'Archicad abbia molti punti di gestione di questo linguaggio e quindi come se ne avvantaggi grandemente nella costruzione di un modello BIM. Abbiamo visto che il modello BIM, per poter essere interoperabile, ha necessità di questo linguaggio. Archicad non solo lo gestisce correttamente, ma lo usa per funzioni interne e quindi diventa veramente un punto cardine dell'utilizzo di Archicad nel BIM. Questo è quello che vi dicevo prima. Attraverso un pannello Archicad identifica sul modello BIM esterno queste due pilastri che sono stati modificati e mi chiede se devo accettare o rifiutare questa modifica. Uno schema abbastanza semplificato, sintetico, di quello che potrebbe essere una gestione del modello IFC. Non è come quello che vi ho fatto vedere prima, ma vedete che va per discipline e poi tutto concentrato nel modello. Il modello BIM è quello di Archicad che riassume tutte queste considerazioni. Un'altra immagine che serve a esemplificare come funziona fondamentalmente. Vedete lo sviluppo architettonico e lo sviluppo strutturale che non sono più svolti in un passaggio. Io ti do l'architettonico, tu mi rendi lo strutturale e la cosa finisce lì. Lo sviluppo avviene per interscambio continuo di informazioni. Questo è lo schema che è stato usato anche nei due progetti che avete visto di prima. È quello che viene reso possibile dall'uso dell'IFC. Non c'è altro metodo per farlo. Potrei mostrarvi, c'è un documento rilasciato da Tecla, fa vedere come la comunicazione tra Tecla e un software architettonico, in quel caso è Revit. Voi sapete che quasi tutti i software hanno anche dei plugin di comunicazione diretta, no? Specialmente nel mondo di AutoCAD o nel mondo Autodesk, quasi tutti gli altri produttori hanno fatto un add-on che permette di collegarsi direttamente al progetto AutoCAD o quant'altro. Bene, questo documento di Tecla fa vedere chiaramente, dice, ok, caso A, devi essere interoperabile, usa l'IFC. Caso B, devi ricevere e scambiare documenti, usa l'add-on. Cioè, c'è proprio un salto qualitativo tra l'utilizzare l'interscambio così come lo conoscevamo prima e l'interscambio determinato da questo linguaggio. Questi sono alcuni esempi, per esempio una parte di copertura del Cairo vista da Archicad, vista da Tecla, una componente più piccola ricavata sempre da Tecla e vista da Midas. È sempre lo stesso modello. Midas lo legge così, Tecla lo leggeva all'altro modo, Archicad lo leggeva in quell'altro. È sempre lo stesso modellino che viene spostato di software in software.
una interessante variazione, una interessante derivazione del linguaggio IFC è il Building Construction Format, il BCF, che è sempre un IFC, ma viene utilizzato, per esempio, in questo caso ho qui un programma, questo è TechLab Insight, è un model viewer, model checker, più o meno come Solibri, tanto per capirci. So che questo fa solo le geometrie e non mette le regole, ma il concetto rimane esattamente lo stesso, che comunica con Archicad attraverso BCF. Cosa vuol dire? Vuol dire che io individuo dentro questo software una clash detection, cioè un punto di intersezione negativa. Qui c'è un'interferenza tra elementi che non possono occupare lo stesso spazio. All'interno di Archicad mi compare una palettina di lavoro che mi fa vedere esattamente quella situazione e io devo decidere se devo fare l'intervento all'interno di Archicad e rimandare il modello di là una volta che l'ho corretto, tutto per via elettronica. Se avete delle domande interrompetemi, eh. Ecco, questo è un esempio della modellazione MEP che è stata eseguita, questo è l'aeroporto di Fiumicino col modulo MEP di Archicad, quindi giusto per far vedere come si sia entrati all'interno della struttura in modo molto articolato. E qui mi fermo un attimo, questa era la prima parte, cioè l'argomento è perché Archicad è un ottimo software per il BIM. Risposta numero uno, perché ha una gestione molto molto avanzata del linguaggio principe di comunicazione del BIM. Ho cercato di dimostrarvelo. Punto numero due. Il BIM, essendo nato sui presupposti che dicevamo prima, quindi ho un modello con dentro tutte le discipline, il modello deve essere quanto più possibile uno solo, con dentro tutto, in modo tale che io possa verificare, estrarre disegni, avere un coordinamento di tutto quanto, può raggiungere dimensioni molto importanti, molto rilevanti. È impegnativo da costruire, è impegnativo da visualizzare, è impegnativo da gestire. La risposta di Graphisoft è stata già qualche anno fa l'utilizzo del BIM Server e il conseguente Teamwork. Cos'è il BIM Server? Il BIM Server non è una macchina, è una parte software che è già inclusa dentro i CD di Archicad per essere installata, che viene installata su un computer e sul quale vengono depositati i progetti Teamwork. Voi lo utilizzate? In passato. Il progetto è residente. Il progetto è residente su quella macchina. Ogni operatore ne scarica una copia, una versione sul suo computer. Il software, quel software, provvede a sincronizzare le modifiche eseguite da ogni operatore e a acquisirle all'interno del progetto generale. Quindi i pacchetti che vengono trasferiti attraverso la rete o attraverso internet tra il client e il server sono pacchetti molto piccoli perché riguardano le singole modifiche. Questo differenzia Archicad da tutti gli altri software che invece condividono un file e quindi richiedono che ci sia l'accesso via rete sul file e questo crea una grande lentezza. Allora, nel vecchio Teamwork, fino ad Archicad 13, c'era una indicizzazione, c'era un CAD manager che diceva tu lavori solo sul primo piano, tu lavori solo sul secondo piano, tu puoi fare le sezioni e tu no, eccetera. Qui non è così, ognuno può operare liberamente su tutto il progetto, deve riservarsi la parte operativa su cui sta lavorando. Cioè, se io mi riservo quell'elemento che sto disegnando, un altro operatore per poter agire su quell'elemento dovrà mandare attraverso, poi lo vediamo il pannellino,
attraverso il pannellino di Archicad una richiesta alla quale io posso dare una risposta affermativa o negativa. Non necessariamente a settori, no. Va per elementi. Va per elementi. Questo sistema garantisce velocità, la gestione di file molto grandi, la sicurezza, perché ho più copie dello stesso progetto su ogni macchina, e la contemporaneità delle modifiche. Io so sempre il progetto qual è allo stadio evolutivo di tutto quanto. Posso vedere dove stanno operando gli altri operatori. In questo caso, se andate nella direzione che dice lei, cioè ogni operatore sta sviluppando una parte distinta di progetto, ma potrebbe anche non essere così. Qua dove c'è messaggi, se lo vado ad aprire, viaggiano le richieste in cui si dice ok, rilasciami le travi, fammi lavorare su quel solaio, eccetera, eccetera. Il lavoro teamwork è quello che ha consentito in quei progetti che avete visto prima la realizzazione dei progetti, non solo rispettando i tempi e la quantità di ore previste, ma anzi diminuendoli. Erano stati messi a budget, mettiamo un pari a 100 di risorse, si è riusciti a stare mediamente sotto queste risorse di un 30-40%. La naturale evoluzione di questo, che attualmente in Italia è applicata solo in un progetto pilota che stiamo eseguendo con Aeroporti di Roma e la Spea Engineering, è il Bing Cloud. Bing Cloud è un servizio di Graphisoft che va a potenziare ed ampliare la disponibilità del Bing Server. Questo non è gratuito. È nato soprattutto per soddisfare le esigenze di progetti che dovevano essere sviluppati in luoghi diversi. Fondamentalmente è nato tra due società di progettazione, una in Australia e una in Giappone, che dovevano sviluppare in contemporanea lo stesso progetto e si ponevano quindi il problema di come gestire tutti questi dati. Andiamo avanti un attimo. Ecco qua. Contrariamente allo schema di prima, dove c'era un computer con sulla parte server di Archicad, in questo schema qui ho il Bing Cloud Manager che utilizza quanti computer voglio come server per appoggiare su uno o più progetti. Quindi sfrutta la capacità di elaborazione e la sicurezza dell'uso contemporaneo di più server. Dall'altra parte non mi accorgo della differenza, assolutamente. Mi interfaccio come sempre fatto col teamwork, però ho una grande velocità e non ho la preoccupazione della dimensione dei file. Lo schema ripropone più o meno le cose di prima. Il Bing Cloud Manager, tutti i computer e poi tutti i vari client che accedono a questo. Questa cosa fornisce alcune cose, alcuni spunti interessanti. Il primo spunto che dicevo prima è il collegamento veloce in remoto, cioè la capacità di trasferire dati attraverso una normale linea di internet, una DSL per intenderci, è amplificata dalla potenza del software che sta a capo di tutto questo. Mi permette di avere una dislocazione di più dati, quindi un progetto più grande o comunque più complesso, senza avere problematiche di gestione, mi permette di avere un BMX. Sapete cos'è il BMX? No. BMX è un... non mi ero preparato su questo, sinceramente. Lo davo un po' per scontato. All'interno di Archicad voi potete produrre un modello tridimensionale navigabile. Se andate, dite esporta BMX e lo potete mettere su qualunque computer. Lui si autoespande e chiunque lo può navigare. Bene, se agite correttamente, quel modellino lì
può finire non più su un con PC, ma su un device di mobilità, un iPad, un iPhone o quant'altro. Io ce l'ho qua, poi ve lo faccio vedere. Cosa succede? Succede che lì sopra, invece di avere solo il modellino, avrò il modello tridimensionale e avrò tutti i documenti che io ho prodotto all'interno di Archicad, piante, sezioni, abachi, eccetera, eccetera, collegati direttamente sul BMX. Bene, questo è quello che abbiamo a disposizione normalmente tutti. Io posso andare in cantiere con il mio iPad, sfogliare tutti i documenti, verificarli, sono agganciati anche al modellino, quindi vedo la sezione dove si svolge, dove non si svolge e quant'altro. Se ho BIM Cloud, queste funzionalità mi permettono anche di inserire variazioni, non spostare fisicamente le cose, no, quello no, però se io sono al cantiere, sono l'operatore di cantiere, dico secondo me questa trave deve essere spostata, questo pilastro deve essere spostato di 20 cm perché qui devo metterci un'altra cosa. Questa notifica arriva direttamente all'operatore che ha inserito il pilastro e quello può accogliere una richiesta direttamente online. Quindi stiamo andando verso un sistema che è molto approvato, molto ricercato da parte del general contractor, cioè l'impresa di costruzioni di tutto lo sviluppo del modello BIM non è molto interessata a partecipare alla costruzione del modello, generalmente affida questa parte agli studi di progettazione, è invece molto interessata alla gestione di questa parte, vuole arrivare al cantiere con il BIM. Come faccio ad arrivare al cantiere con il BIM? Beh, per esempio con Fiumicino, che è un cantiere di certe dimensioni, c'è una BIM unit, un'unità BIM direttamente in cantiere, che è interfacciata con Brescia e ogni modifica di cantiere deve essere prima rimandata su a Brescia, elaborata attraverso il teamwork e poi rispedita giù. E va bene, ma quello è un caso particolare. Sono nati una serie di servizi, in Autodesk c'è il 360 di Autodesk per intenderci, non so se l'avete già visto o utilizzato. Il Bentley ce l'ha, il Project Wise di Bentley, Trimble ce l'ha anche lei, che è il Trimble Connect, e avanti di questo passo. Questi servizi permettono di mettere sul cloud parti di progetto, quindi posso mettere i documenti, posso mettere i modelli, uno o più modelli del mio progetto, e attraverso i miei device posso collegarmi e interrogarli. Qual è il limite? Che nessuno di questi sistemi, nessuno di quelli che io ho visto fino ad oggi, ha un collegamento tra le singole parti, quindi tra l'aspetto documentale, il 3D, il modellino, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sono singole parti depositate sul cloud, ma che non interagiscono tra di loro. Il BIMX, invece, è collegato e interagente, e quindi se io lo utilizzo sono sempre riferito a un modello virtuale con il quale ho dei rapporti molto stretti e posso interagire, posso anche interrogarlo e avere informazioni. Quindi è uno step evolutivo molto importante. Ripeto, in Italia ce n'è uno, nel mondo ce ne sono pochi, probabilmente sarà uno degli argomenti più importanti dei prossimi anni per Graphisoft e non solo. Dicevamo i vantaggi del BIM Cloud, gestione di più centri di progettazione, il problema della lontananza dello spazio viene annullato attraverso questo, visto che parlavamo di interoperabilità, tanto per capirci, Cairo, Italia, il centro di progettazione del cemento era in India, le strutture di acciaio erano progettate da Arup in Inghilterra, quindi capite che se avessimo potuto utilizzare il BIM Cloud già allora avremmo avuto una maggiore interazione. Velocità, l'abbiamo detto prima, migliore gestione dei modelli anche specialmente con l'aumentare della complessità, e quello che dicevo prima, la gestione documentale e
degli interventi di cantiere legati definitivamente al modello. Io ho concluso la mia presentazione. Spero che sia stato interessante, che non avervi annoiato. Ripeto e sintetizzo. I software per fare BIM ci sono tanti per tante specialità. Tecla per fare gli acciai, All Plan Engineering per fare le strutture in cemento armato, VDS CAD per fare l'impiantistica, e avanti di questo passo potremmo procedere per molto tempo. Qua in fiera ce ne sono presenti tanti. Archicad, a parte i vantaggi tradizionali, è semplice, è veloce, è facile, eccetera, eccetera, ha due caratteristiche importanti che lo mettono un gradino sopra gli altri. L'uso dell'IFC di Archicad è quanto di più sofisticato ci sia e permette una completa interoperabilità. L'uso del Teamwork e del BIM Cloud di Archicad permette la gestione molto estrema di modelli molto grandi con grande velocità. Queste due caratteristiche lo pongono, per questi due aspetti, sopra qualunque concorrente. Se avete domande, io sono disponibile. No, a me fa piacere. Ieri me ne hanno fatte e abbiamo concluso giusto giusto in orario. Adesso abbiamo un po' di tempo, abbiamo 15 minuti. Io casomai vi faccio vedere il BMX se non l'avete mai visto. Ecco, allora vedete, lui lo utilizza già in cantiere, è molto comodo. Lei, ma lei sta utilizzando il BMX o il BMX Pro? Sì, l'app sull'iTunes Store c'è in due versioni. Una è quella free, che è il BMX, che è quella che mi carica un modellino. Poi c'è il BMX Pro, che invece è a pagamento, però le app costano quello che costano, che è quella che mi permette un interfacciamento documentale col progetto di Archicad molto sofisticato. Perché cosa succede? Succede che da Archicad esporto il BMX direttamente su un cloud che ha messo a disposizione Archicad, che non è questo, è un servizio di Graphisoft. Lo metto sul cloud. Io scarico dal cloud direttamente sul mio device e ogni volta che viene aggiornato il cloud lui mi riporta l'aggiornamento anche sul mio portatile. Lei lavora da solo? No. In uno studio? Il BIM avete una qualcosa che avete già approcciato oppure no? Certo, assolutamente. Di dov'è? Di Avellino. La formazione, ecco, apro una parentesi se può essere interessante. Io ho incontrato molti studi che si stanno approcciando al BIM, non necessariamente utilizzatori di Archicad, anche di altri software. E di solito questi studi mi presentano un giovane di ottime capacità, mi dicono: lui, il signore, è il nostro BIM manager. E io parlo con lui e capisco che non è un BIM manager come lo intendo io, è generalmente un bravo utilizzatore di Revit che sa costruire modelli dei vari elementi e sa gestire le famiglie di Revit. Ecco, questo secondo me è limitante come definizione. Il BIM manager è una persona che è in grado di sovrintendere a questo. BIM manager è colui che è in grado di governare questo traffico, è il direttore di un'orchestra, il BIM manager. Ecco che allora la formazione di BIM manager è un punto fondamentale. Non necessariamente, certo, il BIM manager che sa usare i software o che li conosce è tanto meglio, però non necessariamente. Adesso stiamo progettando e cerchiamo di portarlo, di riuscire a realizzarlo a Roma, un corso con l'Ordine Architetti per la formazione di BIM manager. Voi di dove siete, scusate? Di Modena. Di Modena? Posso sapere i vostri nomi? Borghi. Voi avete Archicad 10? Se volete fare BIM va bene, perché c'è già l'IFC.
centro, l'Archicad, Archicad Ali FC dal versione 7, e io non lo sapevo, roba da spararsi, assolutamente. E, ma, però è chiaro che le ultime versioni sono più performanti, soprattutto hanno più strumenti dedicati. Tenete presente che fare un progetto BIM significa modellare praticamente tutto e bisogna risolvere dei problemi architettonici che gli ultimi strumenti risolvono più brillantemente di quelli che erano una volta gli strumenti di Archicad. Per cui io vi auguro di trovare un progetto BIM che vi costringa, tra virgolette, ad aggiornare il software. No, non ho un interesse particolare da questo punto di vista. Cioè, trovare un progetto BIM, una scuola, un ospedale, una serie di cose, insomma, significa avere del lavoro da svolgere di una certa qualifica. Vi do un'informazione che potrebbe essere interessante. La BIM Factory ha realizzato, sta realizzando un progetto BIM su una cosa particolarmente piccola. Si tratta della ristrutturazione e ampliamento di un albergo, al Lago di Garda. L'importo dei lavori non è mostruosamente grande, cioè non stiamo parlando di aeroporto Fiumicino o queste cose, stiamo parlando di una cosa che non arriva ai 2 milioni di euro. Ecco. E l'impresa, che è un'impresa molto piccola, aveva timore di non riuscire a gestire tutto il processo e quant'altro, ha voluto eseguirlo in modalità BIM, perché questo le permette un grande controllo del cantiere e dei tempi. E adesso stanno ancora eseguendo, hanno già visto i vantaggi, sono già pronti per fare un altro progetto sempre col BIM. Quello che volevo dirvi è questo. Il BIM lo stanno capendo e lo stanno, come dire, proponendo più i costruttori dei progettisti. Il costruttore ha capito immediatamente dove sta il guadagno. Il progettista vede che A, deve aggiornare il software o comperarlo, B, deve fare il corso di formazione, queste cose, dice, ah, piano. Anche i tempi per dare. Sì, ma soprattutto no, si ripaga, sì. Però per il momento è un investimento fare del BIM. Fare del BIM è un investimento e soprattutto io qui non mi ricordo se ce l'ho da qualche parte. Ecco, quando faccio un progetto tradizionale, la curva... No, non è detto, può essere un BIM manager esterno. Non deve sovrapporre la figura del project manager a quella del BIM manager. Comunque, tanto per capirci, una progettazione tradizionale, una costruzione tradizionale ha questa curva. Questa è la quantità di risorse impiegate. Quindi la parte di progettazione, così come la intendiamo, è crescente, cioè è piccola e poi aumenta l'impegno e in base poi alle problematiche di cantiere posso raggiungere questi picchi. Se lo faccio in BIM, la curva ha questo andamento. La somma delle risorse è inferiore, l'area di questa curva è inferiore a questa, ma il fatto che sia tutto all'inizio per me, studio di progettazione, rappresenta un carico di lavoro iniziale più grande da gestire, il che è un problema da risolvere, cioè devo ragionare in termini differenti sia di impegno che di altro, per cui attenzione bene a questa cosa. Vedete poi la differenza fondamentale di questa area rossa, che sono le varianti in corso d'opera, rispetto a questa area rossa, che è quella con il BIM. Le varianti vengono teoricamente annullate, ma comunque ridotte molto poco. Per questo che i costruttori che devono affrontare questo costo tendono a fare questa cosa. Assolutamente no. Assolutamente no, mentre qui la posso calcolare e posso anche rispettarla con un certo impegno, qui non la posso neanche prevedere, assolutamente. Ma il costruttore, sì. Dato che i costruttori sono molto interessati,
Sì. Ma poi loro pagano la mostrazione, non riesco a capire, di solito le costruite stato. Diciamo che nei casi che vi ho citato prima, Fiumicino, l'albergo e altri, il costruttore si è fatto carico dei costi, perché gli è stato dimostrato, conti alla mano, che poteva risparmiare nella costruzione. E poteva risparmiare, voglio dire, mi fermo un attimo. Ammettiamo che il costruttore del molo C di Fiumicino, che è Cimolai, è un nome conosciuto, e che ha voluto lui fare il BIM, non ne aveva l'obbligo contrattuale, possa risparmiare un 5% dei costi di cantiere. Quel cantiere, cioè quella costruzione, sono circa 100 milioni di euro. 5% sono 5 milioni. Alla prima revisione del loro modello, tenete conto che per fare quella costruzione, quel modello BIM, si è partiti da un progetto che era definitivo, era arrivato alla terza revisione, quindi teoricamente era, insomma, quello che si doveva utilizzare. Alla prima costruzione del modello BIM, quindi ancora in LOD 300, prima ancora di andare ad affinare il tutto, c'erano almeno 200 variazioni che sono state applicate rispetto al modello originale. 200. Erano tutte modifiche che il costruttore avrebbe dovuto eseguire in cantiere. Stiamo parlando di un progetto complicato, fin per carità, ma credetemi, non c'era corrispondenza in niente. Il costruttore, solo per aver fatto quel passaggio lì, si è ripagato ampiamente di tutti i costi maggiori che doveva sostenere.